Mister Zauri, sa tanto di primo giorno di scuola, ma è normale che sia così. Questo lo possiamo differenziare dagli altri che lei ha vissuto prima di venire a Teramo? No, beh, come ha detto lei, il primo giorno di scuola ci si conosce, c'è l'entusiasmo di cominciare, la voglia di conoscersi e quindi penso che i ragazzi che siano qui con il sottoscritto abbiamo tanta volontà di cominciare, perché abbiamo voglia di dimostrare di poter diventare un buon gruppo, quindi il mio compito è quello di creare tutto questo fin da oggi pomeriggio e quindi siamo molto contenti di essere qua, assolutamente sì. Normalmente si dice che la squadra meno si tocca meglio è per un allenatore, in realtà qui c'è da lavorare parecchio perché è una squadra quasi completamente nuova, anche da completare. Rientra nella normalità delle cose? Sì, penso di sì, penso che tanti giocatori del Teramo degli ultimi anni abbia fatto veramente molto molto bene e quindi è normale che di queste grandi annate tanti giocatori hanno usufruito per migliorare anche la loro posizione, quindi gli anni passano, soprattutto in Lega Pro è difficile mantenere dei blocchi. Comunque qui è rimasto anche un discreto blocco perché la difesa con giocatori importanti sono rimasti, Amadio è qui con noi, quindi c'è un blocco importante per personalità, per qualità tecnica e in più la squadra è stata a oggi un po' completata con tanti innesti nuovi, siamo andati a cercare giocatori di qualità, con grandi motivazioni e quindi a oggi siamo assolutamente soddisfatti. Poi è normale, siamo al 13 luglio, che la squadra necessiti ancora di qualche cosa, ma dobbiamo valutare intanto tutte le risorse che abbiamo adesso, valutare questi ragazzi qui e poi condividendo col presidente e i direttori cercheremo di completare questa squadra per essere competitivi all'inizio del campionato. Lei ha fatto un nome che non è un nome casuale, Amadio. È stato un po' il fulcro del gioco del Teramo degli ultimi anni e se dovesse restare sarà un gran colpo. E se non dovesse restare? Io sono stato un calciatore, quindi è chiaro che se un giocatore può andare a migliorare la propria posizione potrebbe essere un errore mantenerlo, però nello stesso tempo il giocatore ha un contratto con il Teramo e quindi ci sono delle regole di mercato che vanno rispettate. Io posso parlare personalmente, chiaramente come ha detto lei, Amadio anch'io lo reputo un giocatore importante, lo ha dimostrato in questi anni, lo ha dimostrato anche in precedenza in altre piazze, quindi io personalmente parlerò col ragazzo esprimendogli il fatto che io sarei contento se rimanesse a giocare per il Teramo. Cambierebbe molto qualora non fosse così per lei? No, beh, troveremo sicuramente un'alternativa valida, ma quello sarebbe una valutazione che faremo dopo. Per oggi Amadio è un giocatore del Teramo e io da oggi lo alleno come se fosse un giocatore del Teramo. Teramo che ha ambizioni, lo dice, non lo dice, lo fa capire, ma insomma conosciamo il presidente. Non può che essere così. Si ritiene soddisfatto ad oggi per quello che ha in mano? Sì, oggi ho abbastanza esperienza che per dire che il 13 luglio è difficile fare bilanci. La squadra sta prendendo forma, ancora tempo ci vuole per definirla, dovremo fare ancora qualcosa davanti e quindi sappiamo benissimo che il reparto offensivo di solito caratterizza bene o male la qualità di una squadra, quindi prima di dare giudizi insomma siamo ancora, come si suol dire in questo momento, un cantiere aperto. Adesso dobbiamo essere bravi a fare la valutazione sui giocatori che ci sono ed individuare le cose mancanti per cercare di essere competitivi.